Chiedo aiuto all'istituzione affinché si muovano a trovare mio figlio. A meno di darmi qualche notizia di dov'è, come sta, soprattutto che stiano bene. Non si può vivere tutto questo tempo nell'angoscia. Sappiamo solo che ci sono due biglietti aerei della madre e del figlio verso la Spagna. Io mi trovo in Spagna dal 19 agosto, alla ricerca disperata di mio figlio, perché sono passati troppi mesi, sei per l'esattezza. E sei sono tante, senza sapere notizie. Federico ha 3 anni. Il tribunale di Siracusa aveva collocato il bambino presso la madre, affidato ai servizi sociali di Carlentini e collocato presso la madre. Quando hanno visto una serie di comportamenti un po' strani da parte della signora, hanno non solo fatto una relazione che hanno consegnato al tribunale di Siracusa, dove dicono che la signora non sta molto, diciamo che non è molto serena, e proprio dovuto a questo gli assistenti sociali hanno collocato il bambino da Giovanni. L'hanno tolto dalla mamma, collocato da Giovanni, ma ce li hanno sempre gli assistenti sociali di Carlentini. Però il bambino è collocato lì, ma il bambino di fatto non c'è. Noi cerchiamo risposte. A marzo c'erano madre, padre e bimbo insieme, Sì, all'inizio di marzo. sì, E quella è l'ultima volta in cui suo cognato vede il suo bambino, suo figlio. sì. Sì. Il 7 marzo mi contattarono la sua famiglia dicendomi che disperatamente stavano cercando Denise e mi chiesero se io avevo notizie. Io gli risposi che da una settimana che non la vedevo. Sicché andai dai carabinieri a denunciare la scomparsa, perché di mia moglie non c'era traccia, né della moglie e né del bambino. Dopo qualche giorno i carabinieri mi comunicavano che la signora era partita in Spagna, senza il mio consenso e soprattutto senza il consenso dei servizi sociali, che erano loro che avevano la responsabilità e l'affidamento del bambino. E ad oggi sono passati 6 mesi e io non ho notizie del mio figlio. Io darei la vita per mio figlio. Mi dovete aiutare. Ve ne supplico. L'Italia deve intervenire, le istituzioni. Mi rivolgo a lei, ministro Di Maio, di fare qualcosa in più.